sudcoreani non accettano di far correre la maratona tra le frontiere, divisi sin dagli anni 50 dalla guerra del 38esimo parallelo. Niente giochi a Seul 1988 per Corea del Nord, Cuba, Etiopia, Nicaragua, Albania e Seychelles. Fa il bici due conti Giuseppe Carmine Bagnale con al timone Giuseppe Di Capua. Che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna che è solamente persa. L'eroe azzurro è Gelindo Bordin, maratoneta d'oro 80 anni dopo il dramma di Dorando Petri. Eccezionale, ecco che si accosta, guardate il terrore di Salè, cede il passo Salè e si accontenta della seconda posizione, ricordate la forza morale della cultura di Gelindo Bordin. Ora Salè, ora nessuno lo può più riprendere, niente, niente e poi niente, ha vinto la medaglia d'oro e sta correndo il mondo. 10 metri, eccolo qui, si ferma proprio sull'arrivo, ma ce l'ha per terra. E l'Olimpiade del Terzo Bagnale, Agostino, che vince il 4 di coppia insieme a Piero Poli, Gianluca Farina e Davide Tiziano. Controllo a sinistra e l'Italia taglia il traguardo. Vi dicevo della vittoria olimpica di questa barca. Ci abbiamo creduto fino in fondo. Pugni, prese, stoccate d'oro, trionfa il pugile Giovanni Parisi nei 57 kg. Parisi ancora una volta emerge, non ce l'ha fatta, Umifresco, è KO! Grande Parisi, un suo destro, vedete la sua gioia, una capriola di Parisi, incredibile! Il lottatore Vincenzo Maenza si impone nella greco-romana ed esulta il fiorentista Stefano Cerioni.